Mancanza di spazio e agibilità politica. Sono queste le motivazioni che hanno portato la consigliera regionale Katia Gentile ad abbandonare il gruppo consigliere a Palazzo Campanella e il partito di Forza Italia in Calabria, traghettando nella Lega. Ad ufficializzare il passaggio nel partito di Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture, nell'attuale governo di centrodestra, è stata la stessa consigliera regionale alla presenza di consiglieri, assessori regionali, parlamentari e del sottosegretario della Lega Claudio Durigon, che ultimamente è come se fosse il segretario Ombra in Calabria. Mi sono sentita a un certo punto, ecco, come ho scritto in maniera molto chiara, quindi credo che, come dire, di aver chiarito ampiamente il ragionamento che è soltanto ed assolutamente politico, una mancanza di partecipazione e coinvolgimento, che è quello che mi è mancato e che stava facendomi spegnere l'entusiasmo e la passione che di solito contraddistinguono il mio modo di fare, il mio agire politico. La neoconsigliera regionale della Lega ha sottolineato come prima di fare questa scelta abbia provato a più riprese e in più occasioni a far presente ai vertici del partito di Forza Italia queste divergenze che però sono rimaste inascoltate. In consiglio regionale adesso il gruppo della Lega può contare complessivamente su 6 consiglieri regionali, il gruppo più numeroso, destinato molto probabilmente a modificare gli equilibri a Palazzo Campanella. Cadia, insomma, rappresenta per noi un grandissimo ingresso che va a rinforzare sempre di più il nostro gruppo regionale. Credo che possiamo dare ancora più forza e più linfa a quello che è il territorio, insomma, quindi con il suo ingresso avremo ancora più spinta. Un sottosegretario che ha colto anche l'occasione per parlare della manifestazione dei No Ponte che si svolgerà domani a Villa San Giovanni, visto e considerato che contemporaneamente sarà a Messina. Il No Ponte penso che sia una cosa inverosimile, cioè pensare che ci sia gente che in qualche modo vuole bloccare quello che è questa grandissima infrastruttura che porrà non soltanto Sicilia e Calabria, ma tutta l'Europa al centro della nostra terra. Credo che sia fondamentale il pensiero di essere sempre più espansivi e non repressivi.